Senta, non c'è dubbio che ha paura. Ma Piero Grasso in tutto questo come ne esce? No, guardi, non voglio dare giudizi, perché Piero Grasso ricopre una carica istituzionale molto rilevante, quindi insomma non credo che io possa avere la possibilità. No, ma non sono una persona che può dare in questo come momento. Come il Fatto, l'apparecchio punzecchiato, il quotidiano Il Fatto, allora siccome non è che stiamo parlando di segreto, stiamo parlando di una polemica che c'è su alcuni giornali su Piero Grasso, e quindi magari lei aveva anche sviluppato un'opinione comunque. No, ma io l'opinione l'ho sviluppata, però non credo che questo sia il momento di concentrarci sul raggiungimento della verità e non creare dei polveroni. Io posso constatare questo, riguarda un po' Grasso, come riguarda anche altri che sono in qualche modo intervenuti in questi mesi, come Violante, come Ayala, eccetera. Constato che la trattativa, fino a qualche mese fa, di trattativa ne parlavano pochissime persone, io ne parlavo ma ero tra i pochissimi, adesso tutti quanti hanno fatto una dose evidentemente di medicina omeopatica, hanno avuto la memoria quest'estate e parlano tutti che la trattativa lo danno tutti per scontato, alcuni si sono resi conto solamente adesso che alcune circostanze erano importanti, le dico quello che penso. Cioè Grasso non può uscirsene adesso che i ministri sono stati protetti dalla trattativa, poi protetti... Ma quella intervista a me mi ha lasciato, devo dirle, sgomento. Ma ha lasciato tutto. Che vuol dire, dottor De Magistris? No, quell'intervista mi ha lasciato sgomento. Io quello sì no, ma quello è così. Però tradotto insegni e anche lì, che vuol dire, scusi, ci aiuti, che vuol dire la trattativa ha salvato la vita a ministri? Secondo lei cosa voleva dire? Ma bisognerebbe chiederlo a Grasso. Quello che vuol dire è che evidentemente era in atto in quel periodo nella strategia militare di Cosa Nostra un'alzata di tiro impressionante. Non ci dimentichiamo che Cosa Nostra ha ucciso il principale referente politico di Andreotti in Sicilia, che era Salvo Lima, e con la strage di Capaci interrompe l'ascesa al Quirinale di Giulio Andreotti. Quindi la trattativa si è inserita in quel periodo, nel 92 credo, questa è la mia idea, proprio per portare al processo di istituzionalizzazione della mafia all'interno delle istituzioni. Certo. Senta, sulla questione dell'Utri, volevo ancora farle una domanda, dell'Utri dell'Opus Dei, non è una bella pubblicità per l'Opus Dei, cosa pensa? Certo che non è una bella pubblicità. Cioè, guarda, io sono molto, la mia posizione è nota. Anche perché lei è vittima delle associazioni segrete. Ma a me tutte le congreghe, le massonerie deviate, i circoli, i comitati d'affari, non i circoli, perché anzi nei circoli sta tanta bella gente, i comitati d'affari, le anticamere della massoneria non piacciono, quindi il mio giudizio, come dire, non sono strutture che hanno, come dire... Il mio. Senta, non trovo entusiasmo per queste cose. Berlusconi aveva un po' scaricato Dell'Utri, cioè Dell'Utri aveva invitato a non votare Forza Italia a Milano alle amministrative, a non votare il candidato, era incazzato con Berlusconi, lo disse anche a me direttamente, non è che sto parlando di un gossip, dice sono arrabbiato, bla bla. Adesso questa cosa li riavvicina, insomma, anche se perché Berlusconi l'aveva un po' scaricato, secondo lei? Ma io non credo che l'abbia mai scaricato. Non ci crede. No. Però col Partito del Sud aveva un po' creato problemi, no? A Forza Italia, col partito di Micciche. Ma quelle sono un po'... Caramucce? No, sono anche un po' tecniche politiche. Non ci dimentichiamo che prima, non è, voglio fare un parallelismo, però visto che lei mi ha fatto questa domanda, prima della nascita di Forza Italia ci fu il progetto separatista di una Lega siciliana che voleva separare la Sicilia dal resto d'Italia. Quello fu un modo per dire noi anche politicamente, noi Cosa Nostra politicamente siamo in grado di incidere in modo determinante sul percorso politico. Quindi non voglio fare una domanda diretta sulla Banca del Sud. Sono andato a vedermi i comunicati sulla Banca del Sud e Cosentino è stato una delle anime dei fautori, degli sponsorizzatori. Ho trovato 12 comunicati di Cosentino dicendo se c'è la Banca del Sud del Tesoro è anche grazie a me, i soldi verranno dati ai meritevoli e saranno distribuiti in azioni popolari, cioè questa cos'è, una traduzione, finanziamo la camorra e la mafia? Guardi, detto da Cosentino, no, allora le dico questo,
è uno scandalo che Cosentino continui a rimanere, voglio fare questo ragionamento, come sottosegretario all'economia con delega al CIPE. Il CIPE è il Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica. Cosentino è quello che apre i rubinetti dei finanziamenti pubblici dello Stato. Siccome viene indicato in un'ordinanza di custodia cautelare molto puntuale come il referente della più potente organizzazione camorristica campana, i casalesi sono Cosa Nostra come loro referente, io trovo uno scandalo che Cosentino si occupi di economia. E qua apro un'altra riflessione: il caso Cosentino al Ministero dell'Economia con delega in quel settore non è il primo caso. Già in precedenza quel ruolo è stato ricoperto da personale politico, a mio avviso caratterizzato da assoluta opacità. Mi riferisco in particolare a Miccichè e a Galati. Galati, persona che io ebbi modo anche di indagare nelle indagini molto delicate che mi furono illegalmente sottratte. A proposito della Galati, quindi la Banca del Sud si inserisce a pieno titolo in questo contesto di controllo della spesa pubblica e dell'economia, che è il luogo principale in cui si è realizzato il più perverso intreccio tra criminalità organizzata, politica corrotta e quella parte della borghesia mafiosa. Allora, non facciamo nomi perché giustamente le dice le ci vogliono le indagini. Alcuni nomi li ho fatti. Garantista, essendo magistrato, un garantista. Però detto questo, la Banca del Sud con l'azionariato popolare in base ai meritevoli, detto da chi è indagato per camorra, diventa inquietante, sì o no? Sì, no, ma io l'ho detto, ho già risposto. Diventa una cosa assolutamente inquietante. Questa Banca del Sud garantita da Cosentino, voglio dire, sicuramente non dispiace alla camorra a questo punto, mettiamola così. Dubbio da quelli che sono i risultati dell'inchiesta, che poi pure qua non parliamo di, no, attenzione, non parliamo di avviso di garanzia, qua siamo molto più avanti, c'è un'ordinanza di custodia cautelare, la posizione è molto delicata e quindi io credo che è molto inquietante tutto quello. Senta, che le faccio una domanda antipatica, però vediamo se la sente di rispondermi. Allora, sulla questione Brenda, lo diceva anche Calderoli, devo dire onestamente, sulla questione Brenda, Michelle Nathalie di Roma, delle trans, è venuto due cose. Uno, perché l'arma ha taciuto sempre. Perché? L'arma ha sempre taciuto sui quattro carabinieri, cioè glasnost della magistratura, glasnost della politica, glasnost della polizia, se permette anche glasnost dell'arma. Prima domanda. Seconda domanda, erano quattro carabinieri che fanno irruzione in una stazione dei carabinieri della zona dei due ponti, erano completamente isolati o l'arma dovrebbe chiarire se qualcuno rispondeva a qualcuno? È vero che sono stati rossa a smascherarli, questo bisogna darne atto, però insomma su questa cosa che idea si è fatto? Ma innanzitutto la prima domanda, non è la prima volta che pezzi dell'arma dei carabinieri, buttando discredito su una delle più importanti istituzioni del nostro paese, con la quale io tra l'altro ho lavorato per 15 anni con l'arma dei carabinieri, quindi ne conosco le altissime professionalità, non è la prima volta che pezzi dell'arma dei carabinieri si rendono protagonisti di fatti inquietanti. Anche io me ne occupai di una vicenda molto simile nel 2001, quando ero alla procura di Napoli, arrestammo di diversi esponenti dei carabinieri che facevano proprio dossier falsi ricattatori nei confronti di esponenti della politica, dell'imprenditoria e delle istituzioni. Quindi purtroppo ancora una volta si verifica un fatto di questo tipo ed è molto grave, perché si sa il potere che hanno i carabinieri. In secondo punto, io personalmente, ma questa è un'opinione mia personale, non credo che sia un fatto isolabile a pochi carabinieri e non credo che la vicenda Marrazzo sia una vicenda isolata. Io credo che ci sia una fabbrica dei ricatti e dei veleni che sta operando da tempo e quindi credo che ci siano anche pezzi deviati all'interno delle forze dell'ordine, non solo dell'arma dei carabinieri, penso anche a pezzi dei servizi che stiano lavorando anche in questa direzione per rendere sempre più opaco e fosco il quadro generale del nostro paese. Ma l'arma, tacendo i vertici dell'arma su questa cosa, cioè oggi bisogna anche dire qualcosa o no? Ci sono stati arrestati, quindi voglio dire la giustizia ha fatto il suo corso, l'hanno fatta magistrati insieme ad altri esponenti delle forze dell'ordine. Il problema è capire perché in continuazione abbiamo queste deviazioni. Insomma, è un paese nel quale
c'è il processo in corso a Palermo sulla cosiddetta mancata cattura di Provenzano, dove sono imputati due alti ufficiali dei carabinieri. Insomma, voglio dire, incominciano ad essere un po' troppi, francamente, i casi, quindi un problema, come dire, di deviazioni significative c'è. Quindi su questo non c'è dubbio, fermo restando la bontà assoluta della istituzione, questo io poi in particolare lo voglio sottolineare, perché sono stato più con carabinieri che con mia moglie nel corso di 15 anni. Non però dico così perché no, ma dico nel senso mi fa ancora intendo dire questo, per dire, quando io parlo tra virgolette male, stigmatizzo comportamenti di alcuni magistrati o di alcuni esponenti, forse lo faccio anche con un po' più di rabbia rispetto ad altri, perché conosco invece la stragrande maggioranza delle persone corrette che lavorano, quindi per... Okay.